avrei dato continuità agli ottimi risultati. No, perché quando non ottieni risultato è sempre un peccato. Cioè, però non avevamo ancora sopportato la sconfitta, l'abbiamo provata in questa maniera. Giocando con ordine, con costrutto, penso fino all'85esimo, creando, penso, forse la partita dove abbiamo creato maggiori occasioni del gol. Avrò contato 10, ma 10 vere, 10 pulite davanti al portiere, da chiudere, non siamo stati bravi a farli, loro hanno fatto due tiri, due gol, e alla fine portano a casa tre punti. Ecco, rispetto all'ultima partita forse c'è stata un po' di attesa per la reazione, altre volte siete andati in svantaggio subito, siete riusciti a raddrizzarla, invece il primo tempo è stato un pochettino grigio, nella ripresa invece c'è stata quasi solo la Sagrimese in campo. Sì, la reazione nervosa è stata tardiva, cioè, però a livello di reazione abbiamo continuato a giocare come avevamo iniziato la partita, prima del gol loro, che è arrivato sul rinvio del portiere, una spizzata, e ha fatto un gran gol Capra, ha avuto due occasioni con Bigoni e Scalzi davanti al portiere con la palla da spingere, non l'avevamo fatto. Abbiamo proseguito su quell'onda, non è che c'era da cambiare più di tanto, perché quando crei occasioni da gol non li subisci, aspetti di quando lo fai. Oggi siamo stati veramente poco fortunati, poco bravi, e poco fortunati nelle conclusioni. E questo ha portato a fare sul gol, ma ancora nel finale. Poi sì, ci ha messo più incattivire e determinazione nel secondo tempo, anche perché loro continuavano ad andare indietro e si chiudevano